Amici sportivi, buon pomeriggio da Franco Ferretti, dallo stadio comunale Armando Picchi. Sta per iniziare la gara di ritorno per i playoff della Serie C2 Girone B e rinquadriamo subito quella che è la curva sud con questo grande striscione in segno di giubilo. Anche la festa, anche la curva nord diremo che è una curva veramente spettacolare e la vedrete al momento che le squadre faranno il loro ingresso in campo. Uno stadio al culmine della capienza, uno stadio, una città che ha risposto in maniera esaltante e positiva. Ecco, le squadre fanno l'ingrosso ingresso in campo in questo momento e la curva nord esplode integralmente, veramente uno stadio da brivido, uno stadio emozionante. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, andiamo subito a leggervi le formazioni. Nuova Triestina, Nioi, Zanotto, Birtig, Natale, Zocchi, Ubaldi, Camporese, Pavanel, Polmonari, Gubellini, Marzic. In panchina a disposizione dell'allenatore Roselli vanno Strignar, Tiberio, Colombotti, Palombo e Apollonio. Livorno Calcio, Boccafogli, Ogliari Morabito, Carli, Cagliari Merlo, Scalzo, Cordone, Bonaldi, Ceccaroni e Barbieri. A disposizione dell'allenatore Papadopoulo vanno in panchina Nuzzo, Dozio, Di Marco, Civeriati e Ria. Dirigerà la gara il signor Castellani di Verona, coadiuvato dai guardialine Ferrara e D'Antuono. Stadio, come vi dicevo, veramente imponente di pubblico questo stadio Armando Picchi, un pubblico esaltante, festoso, partecipe e attaccatissimo a questa maglia, come d'altronde lo hanno dimostrato tutti i giocatori in questo campionato, un campionato che il Livorno veramente l'ha fatto, non dico da padrone ma alla grande, ha trovato una squadra al Treviso in un campionato strepitoso e Livorno è dovuto ricorrere ai playoff, ma già ai playoff domenica scorsa al Nereo Rocco di Trieste ha fatto vedere di che veste sono gli uomini di Papadopoulo. Ora ci sono alcune premiazioni ma da un momento all'altro si partirà per questa gara, una gara molto importante, una gara che dovrebbe dare la certezza matematica della finale domenica prossima contro la Fermana o la Ternana. Tutto è pronto ormai per partire. Tutto è pronto, si aspetta solo il fischio del signor Castellani di Verona. Stadio al limite della capienza. Vediamo che si controlla che tutto sia in ordine, mentre mister Roselli della Triestina dà le ultime disposizioni ai suoi uomini. Batterà il calcio d'inizio il Livorno. Si parte. Livorno, Ceccaroni. Subito andare a trovare Scalza anticipato da Zanotto. Indietro verso Zocchi, rilancio lungo. Controlla senza nessuna difficoltà Ogliari e attende che la palla scorra verso Boccafogli, portiere del Livorno alla rimessa dalla propria tre quarti. Lancio molto lungo, il Livorno con Ceccaroni che si porta avanti, era riuscito ad anticipare tutti, poi perde la palla ad opera di Camporese. C'è un fallo di Ceccaroni su Camporese. Interruzione di gioco per questo calcio di punizione, mentre l'arbitro richiama verbalmente il centrocampista livornese. Sarà ancora Zocchi a battere questo calcio di punizione molto lungo, anticipa tutti Morabito, messo giù senza troppi complimenti Barbieri. Si accendono già le prime mischie, i giocatori del Livorno non devono cascare nel tranello della provocazione e ci sarà sicuramente un ammonito. Vediamo che è il numero 10 Gubellini che viene ammonito alla
primo minuto e 20 secondi. Si riprende con questo calcio di punizione battuto da Cagliari, Cordone di testa cerca di mettere la palla nel mezzo, fallo di Merlo subito rilevato, e si riprenderà con questo calcio di punizione in favore della Triestina, battuto da posizione molto avanzata, l'arbitro decide di far indietreggiare la palla. Si è già ripreso Merlo, Carli, Bonaldi, Merlo ancora, malinteso fra Bonaldi e Merlo, e palla che termina in fallo laterale. Pronto alla rimessa è terzino Birting, lungo, Morabito anticipa Marsic e mette la palla in fallo laterale. Marcatura molto stretta di Morabito su Marsic. Vediamo che c'è uno scontro, niente di particolare. La Triestina che rilancia ancora in avanti, poi Carli per Cordone. Cordone cercava di lanciare Bonaldi, interviene la difesa ma subito chiude prontamente il Livorno. Ora è Bonaldi che cerca di andare a recuperare questo pallone sul lancio lungo giunto dalla difesa, si ferma, pallone nel mezzo, Cordone finta, e poi la difesa della Triestina si salva con un po' di affanno. Ora Merlo, poi Ceccaroni, ostacolato nella sua azione, e ancora un fallo rilevato dal signor Castellani di Verona, fallo commesso ad opera di Pavanel. Cagliari alla battuta, palla che spiova in aria, Bonaldi non riesce a intercettare il pallone, poi Scalzo che cercava di recuperare, protegge la palla al giocatore della Triestina, attenda che la stessa termini sul fondo campo per la rimessa ad opera del portiere Nioi. Un Livorno che ha cominciato subito pressando la Triestina nella propria metà campo. Palla lunga, non interviene Merlo, palla sfiorata forse prima dal giocatore della Triestina Polmonari e poi dallo stesso Merlo. La rimessa per Birting, è Morabito che riesce a anticipare tutti, poi cerca di lanciare in uno spazio Bonaldi, intercettato da Zanotto, palla ancora in fallo laterale per la rimessa ad opera del Livorno. Merlo alla rimessa, Ceccaroni, ancora Ceccaroni verso Cordone, Cordone una palla che non è né un cross né un tiro. La difesa respinge, ma ancora Livorno con Ceccaroni che va al recupero, poi rilancia in avanti verso Barbieri, effetto al traversone, ancora la difesa della Triestina si salva in calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo in favore del Livorno, mentre nessuno ne ha battuto la Triestina proprio al quinto minuto di gioco, con risultato ancora di 0-0 fra Livorno e Triestina. Ceccaroni dalla bandierina del calcio d'angolo. Tutta la Triestina racchiusa nella propria metà campo. Parte Ceccaroni, palla bassa, interviene ancora di testa, poi la palla. C'è un intervento di Bonaldi, l'arbitro ha ritenuto che l'entrata del giocatore livornese non fosse corretta, pertanto ha interrotto il gioco concedendo un calcio di punizione a favore del portiere Nioi, che si appresta alla rimessa. Palla molto lunga, interviene Marsic, rinvia la difesa, ancora la Triestina in possesso di palla, cerca di partire dalla lunga distanza, ancora un giocatore della Triestina, poi è Gubellini che va a recuperare il pallone, ne entra in possesso, apre sulla destra per un compagno, cercano di effettuare il traversone, ma interviene prontamente Barbieri e palla in fallo laterale per la rimessa dei giocatori della Triestina. Palla ancora per Ghibellini, effettua questa lunga rimessa, Boccafogli attende controllando che la palla termini sul fondo. Si riprende con Boccafogli dal fondo campo, palla molto lunga, Bonaldi cercava di allungare la traiettoria
ma sono i giocatori della Triestina che avevano intercettato questo pallone, lo rilanciano in avanti, se lo scambiano nella zona centrale del campo. Poi c'è un fallo effettuato da Ogliari, ammonito anche Ogliari al settimo minuto. Primi sette minuti di gara, due ammoniti, uno per la Triestina e uno per il Livorno, Ogliari per il Livorno, Gubellini per la Triestina. L'arbitro fa subito capire che non si vuol far intimidire e non si vuol far sfuggire la partita di mano. Sulla palla Zocchi per questo calcio di punizione. C'è stato un passaggio verso Marzichi che ha rimesso dentro l'aria, poi c'è Caroni che va a commettere un fallo e ancora calcio di punizione. Vediamo che è a terra ancora Pavanel, si rialza, niente di grave, uno scontro fisico senza cattiveria. Marsi che è l'uomo dei calci di punizione della Triestina, anche se la distanza è piuttosto notevole, molto probabilmente gli verrà toccata la palla da Natale. Parte Marsi che lungo tiro, pallone centrale, Boccafogli si accascia, si inginocchia per meglio dire e recupera il pallone senza difficoltà. Sarà ancora il portiere livornese a rimettere il pallone in gioco quando abbiamo raggiunto l'ottavo minuto di gioco, sempre 0-0. Marzi che allunga la traiettoria di testa, Merlo verso Cordone, il Livorno con Bonaldi che cercava di far proseguire verso Merlo, troppo lungo, palla sul fondo per la rimessa ad opera della Triestina. Mentre il colpo d'occhio veramente eccezionale qui all'Armando Picchi, pubblico calcolato intorno ai 15.000. ecco che la palla raggiunge la zona centrale del campo, Cordone viene fischiata, una posizione irregolare di Bonando sullo stacco aereo di Cordone che aveva rilanciato verso Bonaldi. E ancora Triestina con Zocchi per rimettere questo calcio punizione verso il terzino Zanotto che va a ricevere, scambio fra due, ancora Zocchi, questo lungo traversone andare a trovare Camporese che di testa ne allunga la traiettoria, esce Boccafogli, si scontra con Cagliari, anche spinto da Gubellini, e pallone recuperato ugualmente dal portiere livornese che invita i compagni a salire. Squadre molto corte, si giocano un fazzoletto praticamente. Ancora questo lancio molto lungo, fallo di mano di Bonaldi nell'elevazione e nuova interruzione. Nioi alla rimessa, palla che raggiunge la zona dell'area di rigore del Livorno, c'è questo colpo di testa ad opera di Morabito e va al recupero Cagliari, rilancia prontamente in avanti, ma la palla termina in out. Rimessa prontamente, palla ancora per Polmonari, cerca spazio Polmonari sulla destra, marcata a vista da due uomini, effetto un traversone, recupera tranquillamente Carli, appoggia per Barbieri, Merlo non si intende con Ceccaroni, vanno a recupero i giocatori della Triestina, rimettono prontamente la palla in gioco per Polmonari, va a chiudere e attende che la palla termini sul fondo Cagliari. La Triestina cerca di spingere, di accelerare i tempi, ha solo un risultato qui a Livorno per poter eventualmente andare alla finale. Una partita che sembra tesa ma non cattiva, la posta in palio è altissima. Boccafogli alla rimessa, c'è ancora questo pallone che raggiunge la zona centrale del campo, poi c'è il Livorno che cercava di far proseguire l'azione, Ciccaroni, intervengono i difensori della Triestina, ma quando raggiungono il pallone lo stesso aveva già passato la linea del fallo laterale, pertanto sarà il Livorno con Ciccaroni a rimettere il pallone in gioco. Palla per Scalzo che la rende a Ciccaroni, ancora Scalzo, poi Ciccaroni che riesce a
a passare per Carli, ne allunga la traiettoria Carli verso Scalzo, palla troppo lunga che termina sul fondo. Palla sulla tre quarti di Livorno, cerca di andare via Ghiubellini, lo ferma molto bene Pogliari, poi c'è un'entrata molto dura di Zanotto su Bonaldi e nuovo fischio per interruzione di gioco e concedere questo calcio di punizione in favore del Livorno. Cagliari al recupero del pallone, sarà lui a rimetterlo lungo ancora una volta verso le punte livornesi. La Triestina che gioca in linea, ora questo traversone intercettato di testa da Birti, che palla che termina in palo laterale. Merlo preferisce lasciare l'incarica a Ceccaroni, che ha una rimessa molto lunga. Ancora Ceccaroni pronto per la rimessa, palla verso Cordone, cerca di allungare la traiettoria, poi c'è il portiere che esce, ma è Livorno che cerca di ripartire ancora, chiude la difesa, Barbieri riesce ad allungare la traiettoria del pallone, Cagliari va a chiudere immediatamente mettendo la palla in fallo laterale, da un rimpallo praticamente si era stato un'eventuale azione di contropiede per la Triestina. Palla ancora in out, alla rimessa Ubaldi verso Camporese, cerca di andare via Camporese, Carli lo ostacola e sarà ancora la Triestina a battere questo calcio di punizione sulla tre quarti di Livorno. Una partita che è molto sentita, abbastanza tesa, ci sono alcuni episodi, un po' di battibecchi che certamente, ora c'è questo pallone che giunge in aria ma l'arbitro interrompe il gioco in quanto Marzi, che si è aiutato su un giocatore del Livorno che rimane a terra, vediamo che ci sembra Morabito il giocatore che è rimasto a terra. L'arbitro invita il giocatore del Livorno a alzarsi, poi chiede l'intervento della Barella, speriamo che Morabito non si sia procurato niente di particolare. Morabito ancora a terra, non accenna a rialzarsi, intervengono i barellieri, l'arbitro invita il medico e massaggiatore a stare a bordi del campo. Ancora un'interruzione di gioco per questo fallo commesso da Scalzo, ripreso verbalmente dall'arbitro signor Castellani di Verona. Di gioco poco, troppo nervosismo in campo, troppo agonismo, mentre è rientrato Morabito, è stato fuori circa 2 minuti. Si riprende, come vi dicevo, con questo calcio di punizione dalla zona centrale del campo. Pallone molto lungo, spiove in aria, esce il portiere Boccafogli, anticipa tutti e recupera il pallone, mentre mister Papadopoulo invita i propri giocatori a dare in avanti. E questo calcio di punizione fischiato in favore della Triestina, non sappiamo valutarlo, a nostro avviso se c'era uno che aveva subito un fallo doveva essere un giocatore del Livorno, vale a dire Bonaldi, mentre l'arbitro è stato di parere completamente avverso. Si rialza il giocatore della Triestina, dovrebbe essere Zocchi, che è lui stesso che poi va a rilanciare il pallone, gioco spezzettato, pallone calciato molto lungo, finta, ma ancora il Livorno che non riesce a controllare questa situazione, poi è Ogliari che va su tutti, palla per Bonaldi, si lascia anticipare Bonaldi, dovrebbero stare più calmi i giocatori del Livorno, ora Barbieri interviene di testa su questo traversone e palla che termina in out. Alla rimessa Ubaldi verso un compagno esattamente Camporese, palla lunga,
Vediamo che ora viene ammonito Barbieri per fallo sul Camporese, al 17° ammonito Barbieri per fallo sul Camporese. Si riprenderà con questo calcio di punizione in favore della Triestina sulla tre quarti del Livorno. Vediamo come la Triestina deciderà di battere questo calcio di punizione, mentre Cagliari invita i giocatori a stare fuori dell'area. Ora c'è Bonaldi che si era portato in aria di testa, ha allungato la traiettoria, ma sono ancora i giocatori della Triestina che vanno al recupero del pallone. Lancio lungo in avanti, questo colpo di tacca allungare la traiettoria a Cagliari, Ceccaroni, Merlo, poi Barbieri che di testa mette la palla in out. Sembra crescere un po' la Triestina nella zona centrale del campo, il Livorno dovrebbe essere più tranquillo. Rimessa la palla in gioco, Carli la va a recuperare, c'è un'entrata a gamba tesa da parte di un giocatore della Triestina, interruzione di gioco, era esattamente Natale. Si riprende con questo calcio di punizione in favore del Livorno, 18° minuto, sempre 0 Triestina 0. Palla in aria, Bonaldi cercava di fare bagno, non ci è riuscito, parte la Triestina, chiude il Cagliari, poi è Livorno con Cordone che cerca uno spazio sulla destra, cerca spazio per andare via, mette questo pallone in mezzo, colpo di testa, oh, rete, il Bonaldi beffa il portiere fuori dei pali, beffa il portiere fuori dei pali e porta in vantaggio il Livorno al 19° minuto, rete di Bonaldi, e il Livorno mette a questo punto una serie ipoteca sulla finale di domenica prossima per la promozione in C1. La Triestina è ripartita subito a testa bassa, che ha messo questa palla nel mezzo, Bonaldi si è accorto che il portiere Ninoi era fuori dei pali, con colpo di testa all'indietro ha sorpreso il portiere e con un pallonetto l'ha scavalcato portando in vantaggio il Livorno. Batte Camporese questo calcio di punizione, c'è questo batti e ribatti, poi Merlo riallunga la traiettoria. Ora la Triestina sarà costretta a scoprirsi ancora. Già un tifo eccezionale, esploso addirittura l'Armando Picchi al momento del gol. Per l'arbitro considerata la numero del vantaggio, ma il pallone non è che l'abbia fatto proseguire Bonaldi, era stato agguantato piuttosto visibilmente. Ha considerato che in questo pallone ora c'è Gubellini che cerca spazio, si gira, cerca un tiro dalla lunga distanza, ma il pallone termina controllato da Boccafogli sul fondo. Vediamo se gli animi ora si calmeranno un po', perché in questi 19 minuti di gioco ci sono stati 3 ammoniti, 2 per il Livorno e 1 per la Triestina. Ceccaroni che cerca di lanciare ancora verso Scarso, rilanciano la difesa, ma il Ceccaroni che riesce ad andare via anche se disturbato, salta l'avversario, messo giù da parte di Zocchi. Ora Zocchi viene ammonito per proteste, ammonito Zocchi al 22° per proteste, si pareggiano le ammonizioni 2 per parte, 22 minuti di gioco, 4 ammoniti, se andiamo avanti così c'è da star benino. Sulla palla si porta, vediamo chi calcerà questa punizione, se Scalzo, Ciccaroni o Barbieri.
mentre Carli invita Barbieri di stare calmo. Gli ammoniti del Livorno sono Barbieri e Ogliari. Tutto è pronto per battere questo calcio di punizione, palla raso terra, respinge la barriera, ancora Ceccaroni, tira e il portiere Nioi si inginocchia, controlla la palla senza problemi. Rilancia la palla in avanti la Triestina per Camporese sulla fascia destra. C'è uno scontro fra Carli e Camporese e Carli viene ammonito. Vediamo se viene ammonito solo verbalmente, ci sembra di sì. Viene ammonito verbalmente Carli per questo aggancio su un piede di Camporese. Tutto è pronto per battere questo calcio di punizione, palla spostata nella fascia centrale dove c'è Ubaldi che la va a ricevere, allarga per Birtighe, mette questo pallone nel mezzo, colpo di testa ma ancora la Triestina si porta minacciosa in avanti, Camporese che si butta letteralmente a terra, ora cerca uno spazio ancora per andare giù e vediamo che viene dato un calcio di rigore ora alla Triestina. Calcio di rigore alla Triestina più un'entrata dal retro ad opera di, non sappiamo se è stato Barbieri il primo fallo. Non c'era stato, sul secondo c'è stato uno scambio fra due giocatori di Triestina, sono entrati in aria sola. Ora parte il numero 9 Polmonari contro Boccafogli, tutto è pronto, parte Polmonari, tiro, palo e poi la difesa del Livorno mette la palla in out al 24esimo e 50 secondi, Polmonari sbaglia il rigore che riapriva in parte la gara per la Triesti. Vediamo che il Livorno con Bonaldi che fa cadere a terra Nioi ma in uno scontro di gioco veramente involontario, pallone molto lungo, Morabito disturbato da Gubellini mentre Pappadopolo si sgola, si sbraccia per dare le disposizioni ai propri giocatori. Cagliari è pronto per questo calcio di punizione, 26esimo minuto di gioco, palla molto lunga, Bonaldi cercava la deviazione di testa, non ci riesce, palla che termina sul fondo. Il Livorno che riparte da questo fallo laterale, la rimessa sarà effettuata da Barbieri. Cordone verso Scalzo, scambio fra i due, non riesce, interviene Carli, ancora Barbieri che da metà campo allunga indietro verso il proprio portiere Boccafogli, rilancio molto lungo, Zanotto di testa, Merlo, ancora i giocatori della Triestina al recupero, c'è un giocatore della Triestina che cercava di andare via, esattamente Gubellini, disturbato da due Amaranto e nuova interruzione di gioco. È pronto Natale a battere questo calcio di punizione, interviene Oliari di testa, Bonaldi, a palla per Carli, cerca di andare via la Triestina in questa azione di contropiede. L'arbitro ha fatto cenno di proseguire in quanto il segnalino aveva visto Scalzo in posizione irregolare. Ora c'è questo lungo lancio di Merlo
dalla parte opposta interviene ancora Ubaldi, di testa appoggia per Camporese. Natale, pallone tagliato verso la zona centrale dove Morabito controlla e appoggia indietro verso il proprio portiere Boccafogli. Un Livorno che sembra essere più tranquillo, certamente una partita molto valida sotto il piano agonistico, un po' meno sotto quello del gioco, ma d'altronde è la Triestina che deve fare la partita e non il Livorno. Il Livorno attende molto, cerca spazi per partire in contropiede e in uno di questi ci è venuto la rete del vantaggio realizzata dalla Bonaldi. Vediamo che il Ogliari aveva chiuso, riesce ugualmente a recuperare la Triestina, poi chiude ancora Morabito di testa, il Livorno riesce ancora a recuperare. Ceccaroni, cerca spazio Ceccaroni, va a aprire dalla parte opposta e c'è ancora una posizione irregolare rilevata dalla guardialine sotto la tribuna centrale dove è già stata rimessa la palla in gioco. Subito Carli va al recupero, rilancia prontamente in avanti la Triestina. Barbieri cerca ancora di intervenire, ci riesce. Scalzo, Ceccaroni. Ceccaroni rilancia prontamente in avanti, si dovrebbe ragionare un po' di più invece di buttare via la palla. Ora è Marzi che è in possesso sulla sinistra, lo va a chiudere un giocatore, viene il rilancio in aria ma subito Ogliari spazza via. Zanotto rilancia questo pallone alto in avanti, Livorno con Ogliari, va a recupero ancora Ceccaroni, ancora con questi palloni lunghi, palla a terra e ragionare di più perché attualmente Livorno ragiona poco. C'è ancora questo pallone messo dentro per Camporese, lungo per tutti e la palla termina sul fondo per la rimessa d'opera del portiere Boccafogli. Cerca la Triestina ancora di riportarsi in avanti. E Ogliari che non dà spazio a un giocatore della Triestina, vale a dire Gubellini, e l'arbitro interrompe il gioco, ha ritenuto gioco ostruzionistico da parte del difensore livornese. Marsic sulla palla. Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Accanto a Marsic che si porta un compagno. Tutto il Livorno ai limiti della propria area di rigore, toccata la palla, ancora Marsi che mette questo pallone nel mezzo, esce il portiere Boccafogli, recupera con tranquillità. Vediamo Boccafogli, il rilancio molto lungo sulla sinistra, andare a cercare Scalzo che non ha ricevuto e non ha giocato molti palloni, mentre c'è stato un calcio di punizione a favore della Triestina già battuto. Zanotto ora ha cambiato le marcature mister Roselli, ha portato Birtig sul cordone sulla destra, ha cambiato marcatura sul tornante livornese. Si riprende con questo calcio di punizione in favore del Livorno ad opera di Cagliari, palla molto lunga. Birting interviene di testa, poi Bonaldi anticipa tutti, passa indietro per Ceccaroni, scambio fra i due, c'è ancora Merlo che va a ricevere, pallone messo dentro per Cordone, intercetta Birting e il secondo calcio d'angolo in favore del Livorno. Ceccaroni ancora dalla bandierina. La Triestina ha avuto due o tre minuti che ha prestato il Livorno nella propria area e aveva fruttato anche un calcio di rigore dopo essere passato in svantaggio. Parte Ceccaroni, palla che spiava in aria, smanaccata, palla che la va a rincorrere Ceccaroni. Vediamo questo pallone che Marzi che mette nel mezzo più un compagno, cerca di ripartire in contropiede la Triestina dalla parte opposta ma non ci sono nessun compagno al centro. Poi interviene Cagliari mettendo la palla in calcio d'angolo per il primo calcio d'angolo in favore dei giocatori
Triestini, dalla bandierina dovrebbe essere Polmonari alla rimessa. Pochi giocatori della Triestina in area di rigore nella circostanza. Parte la palla, spiove in aria, c'è questo colpo di testa ad opera di un giocatore della Triestina, ma palla che termina direttamente sul fondo. Pallone nella zona centrale del campo, colpito di testa da Gubellini, ma non ce la fa all'ultimo momento campo resta a tenerlo in campo, ma la palla finisce in nuoca fra mezzo alle mani del portiere del Livorno. Sembra la Triestina non spingere più come aveva fatto dopo aver subito la rete dello svantaggio. Cordone di testa ne allunga la traiettoria, ancora Cordone che riesce ad intercettare il pallone, ma subito interviene Zocchi che recupera, rilancia in avanti sulla destra, palla indietro ancora per Ubaldi, lungo traversone, Gubellini appoggia indietro ancora per Zocchi che si era portato in fase offensiva, ora è Barbieri che riesce a recuperare questo pallone, mentre c'è Polmonari che strattonava Barbieri perché gli rendesse subito il pallone. Ancora un fallo di Carli, fallo di ostruzione, no cattivo, e la Triestina usufruisce ancora di questo calcio di punizione, battuta a sorpresa, i giocatori del Livorno stavano ragionando, ma l'arbitro fa correggere la posizione. Si riprenderà ancora con questo calcio di punizione, che era stato battuto da posizione irregolare. Palla tesa in aria, Bonaldi di testa, Ciccaroni la tocca per scalzo verso Merlo, Merlo apre subito verso Cordone, interviene con un braccio Cordone e ancora un'interruzione di gioco, battuta da Zanotto per un compagno esattamente verso Zocchi. Zocchi apre sulla destra dove c'è Camporese, guardata a vista da Barbieri. Ancora la palla in possesso dei giocatori a Triestina nella zona centrale del campo. Barbieri, Carli, scambio fra due, malinteso. C'è una posizione irregolare di Gubellini che stava rientrando. Pertanto ancora un'interruzione per un calcio di punizione in favore del Livorno. 36esimo minuto di gioco, sempre Livorno 1, Triestina 0. Boccafogli con questa rimessa molto lunga cerca di andare a trovare scalzo, colpo di testa a sorprendere il portiere, ma la palla è fuori. Si riprende con la rimessa dal fondo campo ad opera il portiere Neoi, pallone molto lungo, Merlo di testa anticipa tutti, poi Bonaldi che cerca di lanciare verso Cordone, costretto il portiere Neoi a uscire fuori dalla propria area di rigore. E Neoi continua come a Trieste sempre a protestare con tutti, ma la posizione di Bonaldi questa volta era pienamente regolare. Vediamo che il pallone era finito in tribuna, palla per Merlo che la rimetterà in gioco dal fallo laterale. Bonaldi, non riesce Bonaldi a rendere il pallone a Merlo, recupera Zanotto, l'appoggia subito per Pavanel. Cerca il Livorno in qualche maniera di recuperare, ci riesce e guadagna un fallo laterale. Palla ancora per Cordone, non la trattiene, rinvia Birtig, Ogliari, Ciccaroni, sbaglia l'appoggio Ciccaroni, recupera i giocatori della Triestina mentre Papadopoulo non è soddisfatto di alcune manovre della squadra livornese. Morabito, Bonaldi, stop e volante a seguire, lo chiude Zanotto mettendo la palla indietro verso il proprio portiere Neoi che è costretto sull'attacco del centravanti livornese a mettere la palla in out. Vediamo gli sviluppi di questa rimessa ad opera di Cordone. Bonaldi e ancora un calcio di punizione fischiato contro Bonaldi. Abbiamo raggiunto il 38esimo minuto e 40 secondi, sempre Livorno 1 Triestina 0, rete messa a segno da Bonaldi al 19esimo minuto.
Nioi rimette questo pallone in gioco con un lancio abbastanza lungo, Gubellini di testa, subito chiude Morabito. Zanotto, Ogliari ancora che anticipa, poi c'è un'entrata in gioco pericoloso. E vediamo che Ceccaroni protesta visibilmente per questo calcio di punizione. E ancora un calcio di punizione fischiato, molto dubbio anche questo in favore dei giocatori di Triestina, dal signor Castellani di Verona. 39esimo minuto e 30 secondi, ancora un calcio di punizione sulla tre quarti del Livorno, sulla fascia destra della Triestina. Camporese mette questa palla molto lunga nel mezzo, colpo di testa, poi la palla lunga per tutte, colpita di testa da un giocatore della Triestina, a rimetterla nel mezzo, passa alta per tutti e termina sul fondo dalla parte opposta per la rimessa d'opera di Boccafogli. Portiere ancora livornese alla rimessa, pallone molto lungo. Bonaldi di testa, all'unica traiettoria delle scalze, si porta l'aria, tiro, palo e la palla termina in mano al portiere Nioi. Bellissima azione di scalzo che al 40esimo sfiora il raddoppio. La palla ha sbattuto nel palo dopo che era stata toccata dal portiere Nioi sul tiro di scalzo e la palla torna fra le mani del Pierino. Ora scalzo non è felice questo suo appoggio, recuperano i giocatori della Triestina, interviene Barbri momentaneamente a interrompere l'azione, scalzo di testa allunga la traiettoria verso Bonaldi, Bonaldi non riesce ad andare via, fermato e c'è un fallo laterale in favore del Livorno. Mentre a bordo campo si stanno scaltando due giocatori del Livorno, si riprenderà con questa rimessa laterale ad opera di Ceccaroni per scalzo e rende la palla ancora verso Ceccaroni, salta l'avversario Ceccaroni, salta un secondo, c'è ancora un malinteso fra Carli e Ceccaroni, Camporese cerca di ripartire, non riesce a interrompere l'azione il Carli e viene ammonito. Ancora Carli in possesso di palla, poi lo perde, chiude prontamente Cagliari, Ceccaroni, Bonaldi, messo giù, l'arbitro concede la norma del vantaggio, ma sono ancora i giocatori della Triestina che vanno a recupero il pallone. Zanotto, Zocchi, ancora Zanotto che apre il gioco dalla parte opposta per un compagno, mentre Birti, che si è spostato stabilmente sulla sinistra, a guardia di Cordone. Questo pallone che viene nel mezzo, Zanotto cerca di trovare un compagno, poi Merlo anticipa tutti. Vediamo che il Livorno cerca di ripartire in contropiede con Ceccaroni, che intendeva lanciare Bonaldi, ma palla troppo sul portiere e azione che sfuma verso il portiere di Noi, che ha recuperato e ha rimesso prontamente in gioco. 43esimo minuto e 15 secondi, sempre 1-0 per il Livorno e ancora un calcio di punizione in favore dei giocatori della Triestina. In questi primi 45 minuti, 44, certamente 5 ammoniti sono molti, tutte ammonizioni per gioco diciamo irregolare, di ostruzionismo e gioco pericoloso, ma niente di più. Vediamo che ancora la Triestina va a battere questo calcio di punizione dalla lunga distanza. Sulla palla c'è Natale e Marsic, vediamo gli sviluppi. Dovrebbe essere il biondo Marsic al solito a tirare questo calcio di punizione, invece è Natale, tiro ribattuto dalla barriera, rilancia il pallone in avanti, Bonaldi a recupero, il terzino Zanotto, indietro per un compagno, Zocchi, lungo rilancio in avanti, Ogliari, Carli,
pallone rilanciato in avanti in una zona dove non c'è nessun giocatore del Livorno, va a recupero ancora Zanotto della Triestina, palla per Zocchi, pallone Marzi che lo alza di testa verso un compagno, poi c'è questo intervento da parte di Ogliari, palla che va a terminare in fallo laterale. Livorno che deve cercare di stare più tranquillo e dare meno spazi, ora c'è la Triestina, si porta avanti, palla indietro, tiro, Boccafolli che gli sfugge la palla e poi a un metro dal palo c'è Marzi. Ha fatto una bella cosa Boccafolli a parare questo tiro di prima intenzione, gli sfugge la palla ed entra in rete al 45esimo e 30 secondi, pareggia la Triestina. Marzi. Subiamo sempre gol a tempi scaduti, un gol che era, poteva essere evitato nella maniera più assoluta. Ora riparte il Livorno, cordone verso Bonaldi, palla che da Birtighe indietro per Zanotto che allunga per Nioi, va ancora a disturbare Bonaldi, il portiere della Triestina è costretto a rimettere la palla in fallo laterale per la rimessa di Merlo. Vediamo, Merlo rilancia lungo in avanti, cerca di intervenire Carli e l'arbitro proprio in questo momento fischia la fine dei primi 45 minuti di gioco con le due squadre sul risultato di 1-1. Un Livorno che è passato in vantaggio, un Livorno che poi poteva essere raggiunto sul calcio di rigore ma la Triestina lo calciava sul palo, poi un'occasione per il Livorno e proprio in tempo di recupero la Triestina riusciva ad agguantare il pareggio. È tutto per questi primi 45 minuti di gioco, risultato Livorno 1 Triestina 1, a risentirsi all'inizio della ripresa. Si riprende per i secondi 45 minuti di gioco. Vi ribadiamo il risultato, Livorno 1 Triestina 1, Livorno passa in vantaggio al 45esimo minuto, al 19esimo minuto scusate del primo tempo, mentre al 45esimo e 30 secondi in fase di recupero la Triestina riesce a pareggiare dopo aver sbagliato un calcio di rigore con il Polmonari. Una partita molto nervosa, un Livorno teso che non riesce a sviluppare il gioco che tutti ormai conosciamo, una Triestina che ha fatto anche un po' di paura qui all'Armando Picchi, ma vediamo come Livorno saprà disputare questi secondi 45 minuti di gioco, mentre vedete la curva nord è ancora in festa, lamperogeni, coriandoli, bandiere al vento e tutti felici. Bene, vediamo come si svolgeranno questi secondi 45 minuti di gioco. Tutto è pronto, si aspetta solo il fischio del signor Castellani di Verona, ma ci sono ancora dei lamperogeni che emettono molto fumo, l'arbitro fa aspettare un momento, ecco che un vigile del fuoco è andato a spengere un fumogene ai bordi del campo, mentre continuano ad arrivarne altri. Ormai si potrebbe essere in condizioni di poter iniziare, il fumo si è dilatato. Ancora dei lamperogeni, niente di particolare, nessun problema, si parte per i secondi 45 minuti di gioco. Vediamo che la Triestina guadagna subito un calcio di punizione per un'entrata irregolare ad opera di Bonaldi. Sulla palla ancora Zocchi. Tutto è pronto, pallone messo verso il giardino, interviene un compagno, poi è Ciccaroni che ha allungato la palla di testa,
Bonardi cercava di farla proseguire per un compagno anticipato da Camporese, non riesce a controllare Zanotto ma rinvia un compagno. Camporese, rimpallo, palla che schizza in avanti sul rimpallo, si era smarcato sia Bonardi che Barbiere, ma si alza la bandierina dalla guardaline sotto la gradinata e viene fermato il gioco per concedere questo calcio di punizione in favore del Livorno, della Triestina. Nel frattempo la palla ha raggiunto Boccafogli, che si appresta a rimetterla prontamente in gioco. Ecco il portiere livornese, lungo lancio, Cordone, e subito al primo contatto del giocatore del Livorno viene fischiato al calcio di punizione, mentre ci poteva stare anche un calcio di punizione in favore di Bonardi. Nioi, tre quarti, Ogliari, ancora un giocatore della Triestina interviene di testa, ma la palla termina in out per la rimessa ad opera di Barbieri. Non raggiunge il pallone scalzo, lo va a recuperare anche Gubellini, sposta il gioco per un compagno, poi contrasto ancora fra Natale e Barbieri, calcio di punizione in favore dei giocatori della Triestina. Battuto subito questo calcio di punizione, ma l'arbitro interrompe il gioco per verificare le condizioni di Barbieri. Camporese sulla palla, tutto pronto per battere questo calcio di punizione. Accanto a Camporese c'è il capitano Pavanel, tocco fra i due, Camporese ancora questo pallone in aria, Bonardi disturbato nella propria azione difensiva e interruzione di gioco. C'è stato questo ostacolo su Cordone non rilevato dall'arbitro, la Triestina cerca di portarsi ancora in avanti. Sulla sinistra interviene Cordone, ma sono ancora giocatori della Triestina che ripartano in avanti, cercano questo lungo lancio sulla sinistra, ma Merlo attende e controlla che la palla termini direttamente sul fondo. Vediamo che Boccafogli, certamente non con furia, va a recuperare questo pallone. È un Livorno che nel primo tempo, come vi dicevo, è stato troppo nervoso. Ci sono tre ammoniti da parte del Livorno e due da parte della Triestina. Pallone che danza nella zona centrale del campo, Ciccaroni. Livorno dovrebbe cercare di tenere più palla, invece come abbiamo la palla viene rilanciata subito in avanti. Ora Cagliari disturbato nella sua azione, ma norma del vantaggio. Palla ancora per Cordone, messo giù Cordone, questa volta c'è un calcio di punizione in suo favore proprio nella zona centrale del campo. Cagliari, ancora una volta libero, il Livorno si porta avanti per calciare la punizione. Ecco la palla che spiove verso l'area di rigore avversaria, interviene Zocchi di testa, poi Cordone, poi c'è un fallo piuttosto brutto ora ad opera di Natale su Scalzo, che protesta vivacemente. L'arbitro lo invita a rialzarsi. Ora vediamo che c'è questo scontro ancora fra il giocatore della Triestina e Scalzo. Sulla palla c'è Barbieri e Ciccaroni, mentre l'arbitro invita i giocatori della Triestina a portarsi a distanza regolamentare. Tutto è pronto, vediamo, fischia l'arbitro, toccata la palla, Barbieri mette la palla nel mezzo, c'è un calcio di punizione per ostruzione da parte di Cordone. C'è ancora l'allenatore Roselli
che va a protestare vivacemente contro un guardaline, ma ci sembrano inutili le sue proteste in quanto il suo giocatore era nettamente in posizione di fuorigioco. Barbieri mette la palla a terra, la palla sta indietro per Ogliari, si ferma Ogliari, lungo traversone andare a trovare il cordone che di testa ha una lunga traiettoria, ancora scalzo di testa cercava di far intervenire Bonaldi, c'è questa doppia serie di colpi di testa, poi è Merlo che va ad anticipare tutti, a lanciare la palla per Barbieri che non capisce le sue intenzioni, palla che termina in out per la rimessa ad opera di Ubaldi. Ubaldi in avanti verso un compagno, palla che poi sbatte su Carli e fallo laterale, già rimesso in gioco ad opera della Triestina. Cerca Barbieri di recuperare e veramente ora l'arbitro ci sembra che come vengano toccati i giocatori a Triestina fischia subito quando veramente queste, ci sembra che stia un po' esagerando e sia di una fiscalità enorme. C'è ancora il pallone che danza in aria di Livorno, troppo pasticcione Livorno quest'oggi. C'è un fuorigioco di Gubellini rilevato dal guardialine sotto la tribuna centrale e si riprenderà con calcio di punizione in favore del Livorno. Ci sembra che le punizioni fischiate dal signor Castellani di Verona in questi secondi 45 minuti di gioco veramente indispettiscano un po' il pubblico. Ci siamo. Vediamo che il Boccafogli rimette questo pallone lungo verso Scalzo, tocca Scalzo per Ciccaroni, riesce Ciccaroni a tenere il controllo della palla verso Bonaldi e il pallone che termina in una zona morta, oltretutto c'era stata una posizione irregolare da parte del centrocampista livornese, palla che il portiere Nino se la porta fuori dell'area, la rilancia ancora una volta molto lungo, andare a trovare Polmonari sulla sinistra, poi interviene Barbieri, rilancia in avanti, c'è ancora questa interruzione di gioco perché Pavanè fa ostruzione sul Merlo. Vediamo che Merlo è ancora a terra dal momento che è stato colpito dal retro da Pavanè, intervengano i barellieri. Vediamo che l'arbitro controlla il cronometro per il recupero al termine dei 45 regolamentari. Vediamo che Merlo si agguanta la testa, probabilmente ha avuto un colpo alla testa o nelle spalle nell'entrata di Pavanè. Vediamo che il che c'è questo pallone lungo. L'ho fatta. Ecco ancora Triestina in possesso di palla. Carli cerca di recuperare. E ancora l'arbitro che fischia un calcio di punizione su un anticipo di Carli, dice che ha disturbato il giocatore della Triestina e si riprende con questo calcio di punizione in favore dei giocatori friulani. Decimo minuto della ripresa, sempre 1-1 fra Livorno e Triestina, pallone ora che viene spostato dalla parte opposta dove c'è Polmonari attaccato da Barbieri, palla in fallo laterale, questa volta è per la rimessa da parte livornese. Barbieri che va al recupero molto lentamente, rimessa verso Cagliari che rilancia subito in avanti, Bonaldi di testa ne allunga momentaneamente la traiettoria ma chiude ancora Zocchi con questo lancio molto lungo sulla sinistra dove c'è Marsic e Ogliari, palla che termina in fallo laterale per la rimessa del Livorno, non era Ogliari ma era Moravito. La rimessa ad opera del Livorno, c'è ancora un fischio dell'arbitro per un, non sappiamo se una rimessa laterale o un calcio di punizione in favore del Livorno,
ma ci sembra soltanto una rimessa laterale che verrà effettuata, vediamo se da Merlo e da Ceccaroni. È Ceccaroni che va alla rimessa, molto lunga ancora una volta verso Cordone, non riesce Cordone ad agganciare il pallone, poi commette anche fallo su un giocatore della Triestina. Si riprende con questo fallo laterale in favore del Livorno, Caleari in avanti, un Livorno che non riesce a tenere la palla a terra ora oggi a ragionare, mentre Pavanel cerca di impostare una nuova azione sulla destra. Ancora Triestina in possesso di palla, Barbieri che commette fallo, poi c'è ancora Triestina che cerca con Ghibellini di andar via, chiude il Livorno, Carli riparte, invita Cordone ad andar via, ma Cordone non scatta, chiude ancora i difensori della Triestina, di testa rimettono lungo in avanti, palla in out per una rimessa ad opera del Livorno. 12° minuto e 40 secondi, sempre Livorno 1, Triestina 1. Un Livorno che torna a ripetere, dovrebbe ragionare di più, mette e tenere palla a terra e cercare di far girare a vuoto i giocatori di Triestina. Allora c'è Bonaldi che mette questa palla lunga, malinteso con Cordone, e il portiere Nioi recupera senza problemi. Si porta il pallone fuori dell'area di rigore Nioi, rimessa molto lunga, Caleari, Cordone spostato da parte di Birtig, sembra aveva cercato Roselli la marcatura su Cordone ad opera di Birti, che ora c'è Caroni che cerca di rilanciare questo pallone in avanti per Bonaldi. Bonaldi entra in aria, effettua questo pallonetto, rinvia la difesa della Triestina mettendo il pallone in fallo laterale. Un Livorno che se ragiona vuole anche rigiocare, ma se continuano a buttare via questi palloni in avanti per liberare la propria metà campo, certamente danno l'opportunità alla Triestina di ripartire immediatamente. Ora Cordone che rimette questo pallone in mezzo all'area, non c'è nessuno, e ancora la rimessa ad opera del portiere della Triestina. Ancora Barbieri che di testa ha anticipato tutti, cerca scalzo di andar via, viene chiuso nella morsa fra due difensori. Vediamo ancora Barbieri che va a chiudere mettendo la palla in fallo laterale, già rimessa in gioco, palla per Gubellini, indietro ancora per Polmonari, cerca Polmonari spazio, poi Barbieri chiude con la collaborazione di un compagno, molto bene Merlo. Ora vediamo che c'è stato un brutto fallo di Polmonari sul Merlo dal retro. Vediamo le decisioni dell'arbitro, ammonito anche Polmonari al 14° e 55 secondi del secondo tempo. Si riprende mentre Livorno chiede una sostituzione, esce Ceccaroni ed entra Di Marco al 15° minuto, entra al 60° esce Ceccaroni, entra Di Marco, centrocampista per centrocampista, vediamo quale benefici ne avrà il Livorno, mentre finalmente si riprende con questo calcio di punizione battuto da Caleari, molto lungo per Bonaldi, di testa cercava di far proseguire scalzo, rinvia la difesa Carli, ancora Bonaldi, fischiata ancora un calcio di punizione. Barbieri cerca ancora di, e ci riesce con la sua tenacia di far raggiungere la palla a Bonaldi, ma scalzo era in posizione regolare, l'arbitro fa proseguire per la norma del vantaggio. Ogliari, è ancora la Triestina che cerca di ripartire, poi c'è un fallo di ostruzione ad opera di Carli, battuto questo calcio di punizione dalla Triestina. Cercano spazio centralmente, chiude Caleari molto bene, si porta il pallone avanti, rilancia lungo ancora verso scalzo, chiude ancora la difesa della Triestina, poi
riesce a interrompere momentaneamente l'azione Cagliari. Zanotto rilancia lungo verso un compagno, esattamente Pavanel, che cerca spazio sulla sinistra, lo va a chiudere Marco, effetto verso lungo, traversone, poi c'è ancora un fischio dell'arbitro e palla che termina sul fondo, ma per un calcio di punizione in favore del Livorno. Riprende con questa rimessa lunga di Boccafogli, ancora un colpo di testa del giocatore di Triestina, Barbieri messo giù, nuova interruzione. Si va avanti certamente nel secondo tempo, la partita è scaduta, non è che nel primo tempo sotto il profilo del gioco fosse stata molto meglio, anche se la Triestina aveva dato l'impressione di stare meglio in campo. Merlo va al traversone, ribattuto da un giocatore della Triestina, ancora un calcio d'angolo per il Livorno, tre ne ha battuti il Livorno, uno soltanto la Triestina fino a questo momento. Sulla palla vediamo chi si porterà, dovrebbe essere Barbieri che va a battere questo calcio d'angolo dalla bandierina. Tutto è pronto, palla che spiove in aria, c'è ancora palla all'inizio del rigore, tiro secco di Marco ribattuto. C'è ancora il Livorno che aveva rimesso la palla nel mezzo, la recuperano i giocatori della Triestina, la rilanciano in avanti, ma palla che termina direttamente in palo laterale. Dall'impressione da qualche momento che la Triestina abbia accusato un po' di stanchezza, non abbia più il ritmo di prima, mentre c'è una sostituzione ad opera della Triestina, entra il numero 15 Palombo. E vediamo chi esce per la Triestina al 19esimo. È entrato Palombo ed è uscito il numero 4 Natale al 19esimo del secondo. Si è ripresa a giocare, nel frattempo palla in fallo laterale ancora per una rimessa ad opera del Livorno. Merlo, mentre a terra è rimasto il giocatore della Triestina, è intervenuto subito il massaggiatore del Livorno su questo giocatore della Triestina che è rimasto a terra. Vediamo, c'è un giocatore a terra, non si è ancora rialzato, li prestano le cure del caso. Mentre si continua a parlare Papadopoulo con i propri giocatori, ci dovrebbe essere la rimessa laterale sempre da effettuare per il Livorno. Si riprende il gioco con fuorigioco dove era finito Cordone, l'arbitro si è accorto un po' in ritardo della segnalazione del suo collaboratore. Ancora questo pallone che viene in avanti, Camporese sulla palla, Ghibellini verso un compagno, poi Livorno riesce in qualche maniera a recuperare il pallone e c'è ancora un fallo in favore del Livorno e non si capisce perché Palombo debba protestare quando ha spinto dal retro visibilmente Ogliari. Cagliari sul pallone, 21esimo minuto dei 20 secondi della ripresa, sempre Livorno 1 Triestina 1, una partita che non ha detto molto fino a questo momento. Cagliari lungo traversone andare a trovare Bonaldi, ma la palla è ancora in possesso dei giocatori friulani che la rilanciano in avanti. Marzi che apre per l'inserimento di Birsi che sulla fascia sinistra cerca un contropiede la Triestina, va a chiuderlo Cagliari, lo tampona Cordone momentaneamente, poi ancora Cordone, allunga la traiettoria palla, ma sono ancora i giocatori della Triestina che vanno al recupero. Tre quarti del Livorno, palla in aria, un doppio rimpallo e Cagliari anticipa Palombo che in un rimpallo gli era giunta la palla in una posizione pericolosa per la porta livornese.
mentre Cagliari è rimasto a terra. Secondo calcio d'angolo in favore della Triestina. Vediamo che il Cagliari è ancora a terra, non sappiamo cosa si sia procurato Merlo in questo intervento. Ci sono forse un attacco di crampi. Non dovrebbe trattarsi di niente di grave, parecchia interruzione da quello che gli stanno procurando medico e massaggiatore. Certamente l'arbitro invita i bariglieri a portare fuori del campo il giocatore livornese, non riescano a far passare questo dolore a Cagliari che è ancora a terra. Cagliari fuori del campo, si riprende con il calcio dalla bandierina con Zanotto, anzi Camporese, palla molto lunga, Carli di testa, fuori dell'area, tiro al volo, palla che Boccafogli controlla nel migliore dei modi, mentre Cagliari è ancora steso sulla barella ai bordi del campo, Livorno momentaneamente in 10 uomini. Boccafogli con questo rilancio molto lungo, mentre vediamo che Tarcisio Burnic abbandona lo stadio Armando Picchi. Molti personaggi a questa partita, da Tarcisio Burnic all'ex giocatore livornese, ora allenatore Colautti, poi c'è Allegri, c'è Balleri, c'è l'ex direttore del Livorno Beppe Galassi. Ancora questo pallone che danza da una parte all'altra del campo. Ora c'è questo lungo. Era riuscito a saltare il portiere, ma no, il giocatore, azione pericolosa del Livorno in contropiede. Nioi alla rimessa con questo lungo lancio, mentre Cagliari ha ripreso la sua posizione. Ancora un fallo di mano ad opera di Palombo e nuova interruzione di un calcio di punizione a favore del Livorno, un Livorno che oggi certamente sotto il profilo del gioco non ha ripetuto la prestazione di domenica scorsa a Trieste. Boccafogli alla rimessa, calcio molto lungo, Bonaldi allunga la traiettoria, recupera il giocatore di Triestina, lancio molto lungo, ancora Cagliari che va a chiudere, Cordone non interviene, Merlo, la Triestina che cerca di ripartire nuovamente sulla sinistra con Marzi, apre il gioco per Camporese verso Gubellini, Livorno che riesce con Fofo De Marca a recuperare un pallone, caricato, messo a terra e nuova interruzione, 26esimo minuto e 10 secondi, sempre Livorno e Triestina, mentre il pubblico incita la squadra livornese, praticamente non ha mai smesso dal primo minuto di gioco. Sulla palla Cagliari pronta a battere questo calcio di punizione, pallone ancora molto lungo, Cordone cercava di intervenire di testa e l'arbitro nuovamente fischia un calcio di punizione che la Triestina ha già provveduto a battere. Pavonelle, Morabito anticipa ancora il giocatore, c'è un po' di confusione nella zona centrale del campo, ci sono parecchi batti ribatti, i giocatori che non riescano a conquistare il pallone, poi ancora Livorno che cerca ora di ripartire in contropiede con Cordone che all'ultimo momento si lascia anticipare, chiude la difesa della Triestina, rilanciano prontamente in avanti, c'è ancora la Triestina che usufruisce di un calcio di punizione, la difesa di Livorno sta un po' a guardare, poi riesce a controbattere con Morabito che subito con scalzo cerca di rilanciare in avanti, un Livorno molto sfasato nella zona centrale del campo, i giocatori oggi non riescono a ritrovarsi, a capirsi, e la Triestina vuole ripartire con
Zanotto. Palombo sulla sinistra, nuovo entrato, va via, si ferma, effettua questo lungo traversone, esce Boccafogli, recupera e rimette subito la palla in avanti. Poteva aspettare nella circostanza un momentino a rimettere il pallone in gioco, ora chiama la palla nuovamente Boccafogli, mentre Boccafogli invita tutti i giocatori a portarsi in avanti. 28 minuti di gioco, sempre Livorno 1, Triestina 1, alla rimessa Boccafogli. Un Livorno che ha giocato pochissimo sulle fasce, un Livorno che non riesce a tenere palla anche nella circostanza Cordone. No, ora si alza qualche fischio dalle gradinate dello stadio Armando Picchi. Pallone rilanciato ancora in avanti, il centrocampo di Livorno dà l'impressione di non tenere. Ancora Marsic toccato da un difensore del Livorno, il calcio di punizione in favore della Triestina al 28esimo minuto e 50 secondi. Vediamo ancora l'attaccante friulano che si appresta a battere questo calcio di punizione. Siamo ancora dalla lunga distanza, però è un giocatore che ha un buon tiro, mentre il Livorno ha formato la propria difesa. Tutto è pronto, toccata la palla per Marzi, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Triestina che cerca di venire ancora avanti, Morabito di testa interrompe l'azione, era stato disturbato poi questo pallone che danza al limite dell'area di rigore. Un Livorno che non riesce a tenere palla nella maniera più assoluta, ora cerca di ripartire con Scalzo e ancora il segnaline, il guardialine sotto la gradinata, alza la bandierina e c'è stata nuovamente un'interruzione di gioco. Questo calcio di punizione è già stato battuto dagli uomini di Rosselli, ancora il Livorno che riesce con Morabito a interrompere l'azione. Ora c'è stato un colpo verso Barbieri. Barbieri nel frattempo si è rialzato, 30 minuti e 50 secondi, sempre 1-1. Pallone rimesso molto lungo, palla che danza al limite della rigore, proprio un'area là. Un Livorno un po' in affanno, dobbiamo riconoscerlo. La Triestina che tiene molto il possesso di palla, la fa girare, sembrano più in palla oggi i giocatori della Triestina nei confronti di quelli di Livorno. Ora è ancora il Livorno che cerca di ripartire in contropiede con Bonaldi e ora vediamo cosa decide l'arbitro. E certamente va a ammonire il giocatore della Triestina, il numero 6 Ubaldi, che non era ancora ammonito. Al 31esimo ammonito Ubaldi e calcio di punizione in favore del Livorno. 31esimo minuto di gioco, sempre 1-1 fra Livorno e Triestina. Livorno che usufruisce di questo calcio di punizione. Sulla palla Di Marco. Scalzo rimette questo pallone nel mezzo, non c'è nessun giocatore di Livorno, rinviano i difensori della Triestina. Morabito disturbato da Marsic e ancora interruzione. Vediamo che la palla non è ancora giunta nel punto dove è avvenuto il fallo. Caleari, l'uomo incaricato di battere tutti i calci di punizione dalla zona centrale del campo. Palla che spiove lunga dalla parte opposta dove c'è Cordone che cerca di tenere. Dalla nostra distanza non sappiamo se sia stato trattenuto Cordone, che fa ampi cenni all'arbitro di essere stato trattenuto dalla
dal retro. Questo pallone che spiove ancora in aria, colpo di testa ad opera di Barbieri, disturbato da Ghibellini. Nuovo calcio di punizione in favore dei giocatori livornesi. Boccafogli si porta abbondantemente fuori dall'area di rigore per poter rimettere il pallone in gioco, mentre il pubblico continua nel suo battimano e sventolio di bandiere. Pallone al limite dell'area di rigore. E questa volta Bonaldi viene fischiato l'interruzione di gioco per entrata a gamba tesa. Nioia alla rimessa con questo pallone molto lungo, pallone che Boccafogli esce, recupera, protetto da Cagliari. Ancora il portiere livornese fuori area di rigore, pallone molto lungo, cordone di testa allungato la traiettoria, Bonaldi non è riuscito a recuperare, Barbieri, ma sono sempre i giocatori di Triestina che vanno al recupero del pallone, lanciano avanti Cagliari, c'è ancora Bonaldi che entra in gioco pericoloso. Vediamo che qualche battibecco per poter battere questo calcio di punizione, già battuto Zanotto, si porta su tre quarti Livorno, poi mentre c'è Lola da parte dei giocatori, degli spettatori del Livorno, palla che viene raggiunta in mezzo all'area da Boccafogli, mentre che vediamo entra, dovrebbe entrare Civeriati, vediamo al posto di chi entrerà. Ancora Livorno che cerca di andare via con scalzo in velocità, Livorno cerca Bonaldi, scalzo, e questa volta Bonaldi aveva avuto la palla per poter mettere in crisi la difesa della Triestina, anticipato all'ultimo momento dal difensore che ne mette la palla in calcio d'angolo, mentre Livorno chiede la sostituzione. Con questo calcio d'angolo in favore del Livorno è proprio Civeriati, il nuovo entrato, che lo va ad effettuare, palla che spiove in aria, danza in mezzo all'area, non riesce nessuno di Livorno a recuperare, poi ancora il Livorno sulla ribattuta che cercava di sorprendere in contropiede la difesa, Cagliari che con questo lungo lancio cerca di trovare Bonaldi sulla fascia destra, ma viene anticipato da un giocatore della Triestina. Pallone che viene rimesso nel mezzo, ma Boccafogli esce e recupera senza nessun problema, mentre è un continuo sventolio di bandiere amaranto ad incitare i propri giocatori. C'è un'entrata in gioco pericoloso da parte del un giocatore Livorno, ora rilancia ancora Livorno in avanti, cerca Foffo Di Marco di andare via, ma si aiuta con le mani. Tutto è pronto per battere questo calcio di punizione, palla che spiove in aria, c'è ancora una rigirata ad opera dei giocatori della Triestina, palla sul fondo. Calcio di punizione nella zona centrale del campo in favore del Livorno, è stato ostacolato Di Marco. Vediamo che il Cagliari concede il pallone a Foffo Di Marco mentre parlano Civeriati, poi lascia Civeriati, si porta in posizione di mezzo di rigore, cerca questo traversone a trovare Bonaldi sulla sinistra, ci riesce, cerca Bonaldi un tunnel, non gli riesce, rinvia
la difesa della Triestina, andare a trovare un compagno sulla destra, ma chiude Morabito che poi rilancia prontamente in avanti. Bonaldi, ancora Di Marco che di prima intenzione verso Scarso, Civeriati a rilanciare in avanti, mentre Poffo De Marco si era inserito molto bene in questa azione, si è allungato troppo la palla e la Triestina riparte nuovamente. Palla per Gubellini, ancora Triestina, pallone che spiove in aria molto lungo, lo fa balzare in terra Barbieri. Vediamo che ora un attacco di crampi, Barbieri e pallone sul fondo, anche il giocatore della Triestina è rimasto a terra. 39esimo minuto e 30 secondi, sempre 1-1 fra Triestina e Livorno. Ancora i giocatori a terra per attacchi di crampi, ora si sembra Barbieri uscito, anche un altro giocatore del Livorno, ci sono Civeriati e dei compagni che cercano ancora di far passare questi crampi, ora era Merlo attaccato da crampi. Certamente il caldo, la fatica si fa sentire. Vediamo che l'arbitro si va a verificare le condizioni di Merlo, mentre la Varella deve intervenire anche per Merlo che non ce la fa, ora a questo momento sembra rialzarsi. È uscito nel frattempo il numero 9 della Triestina ed è entrato il 14 Colombotti. All'85esimo esce Polmonari, entra Colombotti, ci sarà da recuperare un bel po' di tempo, mancano circa 3 minuti e mezzo al termine dei 45, ma ci sarà da recuperare certamente ancora un po' di tempo. Bonaldi attaccato da un giocatore di Triestina, poi fa carambolare la palla su Marzi e guadagna un out. Vediamo che il Livorno è sempre in 9, anzi in 10, scusate, in quanto Merlo è sempre a bordi del campo. Ora Barbieri rilancia questo pallone avanti, lo sfiora Civeriati, parla per Scalzo e ancora Scalzo per Di Marco. Ancora Di Marco cercava di far proseguire Civeriati, finalmente capito le sue intenzioni, va a recuperare il pallone il giocatore della Triestina e lo rimette prontamente in gioco con le mani. Ancora il Livorno e l'arbitro dice che c'è un calcio di punizione in favore di Triestina, pentata a gamba testa d'opera di Civeriati. Civeriati contrasta irregolarmente un giocatore della Triestina mentre l'arbitro invita Merlo a rientrare in campo. 42esimo e 40 secondi, sempre 1-1 fra Livorno e Triestina in una cornice di pubblico veramente eccezionale, mentre i tifosi della Triestina hanno abbandonato gli spalti dell'Armando Picchi. Vediamo che il portiere Boccafolli si porta fuori dell'area di rigore il pallone per rimetterlo in gioco. Pallone ancora molto lungo, Bonaldi che l'arbitro lo vede entrare in posizione irregolare. Camporese che ha ricevuto la palla da un compagno, Ubaldi, ancora la Triestina in possesso di palla, è uno dei nuovi entrati che viene contrastato, esattamente Colombotti contrastato da Cagliari e palla in fallo laterale. 43 minuti e 40 secondi, Ubaldi alla rimessa, indietro per Camporese, cerca Camporese spazio, costretto a passare il pallone indietro, tutto il Livorno nella propria metà campo, ancora la Triestina in possesso di palla,
Camporese cerca lo spazio per il traversone, c'è questa lunga mischia con Bonaldi che è andata al limite a cercare di rinviare, poi sono ancora i giocatori della Triestina che cercano ancora di intercettare il pallone, l'ultimo a toccarlo è Palombo e palla che termina sul fondo in una mischia un po' caotica davanti a Boccafogli. Vediamo, Boccafogli a recuperare il pallone, manca ormai mezzo minuto al termine dei 90 minuti regolamentari, poi ci saranno un po' di recupero, vediamo quanto il signor Castellani di Verona deciderà di concedere il tempo di recupero. Zanotto che recupera, sposta ancora per Camporese affiancato da Ubaldi, poi lascia la palla al nuovo entrato, c'è ancora un'interruzione, ancora un calcio di punizione in favore della Triestina, cerca Livorno di spezzare il ritmo della squadra avversaria che sembra più sostenuto di quello amaranto. Camporese ancora sul pallone, termina in questo momento il tempo regolamentare, si entra in fase di recupero, pallone ancora che spiove in aria, Carli di testa rinvia, poi Merlo ne allunga la traiettoria, ma è tutto Livorno dentro la propria area di metà campo. Ora c'è questo doppio intervento di Cagliari, vediamo che c'è Morabito ancora a terra attaccato da Campi, troppi giocatori, abbiamo avuto l'impressione quest'oggi che il Livorno, vediamo che il giocatore di Livorno è a terra, la Triestina ha rimesso il pallone in gioco, ora c'è Civeriati che commette ancora fallo. Siamo già a 50 secondi di recupero e c'è un cambio, chiede un cambio, vediamo che Livorno chiede un cambio, molto probabilmente c'era Morabito per Dozio. Ecco, finalmente l'arbitro si accorge del cambio. Esce Morabito e entra Dozio, siamo già a 1:30 di recupero, la partita è già terminata praticamente da 1:30, mentre Morabito esce ed entra Dozio, esce certamente non veloce. Vediamo il cambio fra due, Dozio entra velocemente, va a prendere posizione in mezzo alla propria area di rigore. Finalmente si batte, pallone lungo per tutti e finisce abbondantemente sul fondo. Vediamo che sono trascorsi 2:20 di recupero, non sappiamo l'arbitro quanto deciderà di recuperare perché infortuni, soste nei secondi 45 minuti di gioco ce ne sono stati molti. Boccafogli alla rimessa, pallone molto lungo, c'è Bonaldi che allunga la traiettoria di palla ma si ferma a terra anche lui attaccato da Crampi. Pallone rilanciato in avanti dai giocatori della Triestina, poi Barbieri di testa allunga la traiettoria, sempre la Triestina in avanti, poi il pallone che è terminato, anzi l'arbitro ha visto un calcio di punizione in favore dei giocatori friulani. Vediamo che Zanotto voleva qualcosa che non c'era. Abbiamo visto chiaramente uno sputo di Zanotto, di Camporese in faccia a Scalzo e ormai questa partita mi pare non abbia proprio più niente da dire. E in questo momento l'arbitro fischia la fine della partita e il Livorno va alla finalissima per la promozione in C1, alla finalissima con la squadra del
della Fermana o della Ternana a secondo del risultato che sarà avvenuto quest'oggi a Terni, mentre ora i giocatori livornesi vanno a ringraziare il popolo amaranto sotto la curva nord. Vorremmo prendere, se per quanto ci è possibile, vediamo che anche è tornato anche l'inno amaranto in un giorno di festa e un po' meno di gioco. Un Livorno che a Trieste aveva ben impressionato, aveva vinto la partita meritatamente, aveva costretto la Triestina Larese, quest'oggi soltanto un pareggio, l'1-1, un Livorno molto teso, molto nervoso, che non è riuscito a costruire quel gioco che di solito fa vedere al pubblico dell'Armando Picchi. È tutto per questa partita, ribadendovi il risultato, Livorno 1, Triestina 1, a risentirsi per le interviste del dopo partita. Al termine di questo Livorno-Triestina finito 1-1 con un pubblico veramente invidiabile da parecchie società di Serie B. Presidente, una partita che abbiamo sofferto più del previsto. Ma diciamo questo, che la Triestina aveva un vantaggio a livello psicologico che aveva nulla da perdere, perché avendo noi vinto l'andata 3-2, peraltro il gol del 3-2, se non era un 3-1, l'abbiamo beccato a tempo largamente scaduto, per cui loro speravano di fare un gol all'inizio per poi mettersi in difficoltà e magari fare il secondo gol. Chiaramente la posta in palio, cioè solo noi potevamo perdere questa partita, la tensione era tanta perché ho visto i giocatori mai tesi come oggi, perché un pubblico del genere sicuramente merita tanto. I giocatori l'hanno fatto forse non in modo perfetto perché c'era molta tensione, tant'è vero che io ho cercato di sdrammatizzare contrariamente a altre volte che si cerca di caricare la squadra. È stata una vittoria direi meritata, che è stata in vantaggio con un grandissimo gol di Bonaldi, però abbiamo sofferto anche perché, ripeto, la Triestina è una buona squadra, ma soprattutto non aveva nulla da perdere. Ha cercato di sfruttare al massimo, diciamo, questo nervosismo che serpeggiava nella squadra amaranto. Ma è normale, ma devo dire che i giocatori nostri fino a ieri, fino a stamattina, erano anche tranquilli. Io quando sono negli spogliatoi non è che ho dovuto dire cose particolari, ragazzi, fatelo non tanto per me, ma per questo pubblico che... Probabilmente è stata una cosa che potevo fare meno di dire, perché l'avevano in mente anche loro questo e l'avevano ben memorizzato. Per cui voglio dire, è la tensione, è una partita. Era importante, ripeto, passare questo turno, l'abbiamo passato in modo direi netto, inequivocabile, tanto vero che anche il presidente della Triestina si è complimentato con la nostra squadra. Niente, adesso ci aspetta l'ultimo sforzo e devo dire due parole comunque a sto pubblico, grazie. Siete veramente eccezionali, questo è vero. Abbiamo e li attende anche domenica? Sì, sperando soprattutto di non deluderli. Triestina, siamo qui non per parlare della partita, abbiamo un ispettore della Lega, signor Grassani, se non vado errato. Allora, signor Grassani, un pubblico così in C1, quante volte lo vorrebbe vedere la Lega? Ma diciamo che tra C1 e C2, di tutte e due le tornate di partite, andate e ritorno di playoff, questa è stata la partita con più spettatori e con l'incasso più alto. A quanti spettatori siamo arrivati quest'oggi qui all'Armando Picchi? Vicino ai 13.000 per 228 milioni di incasso, quindi direi una risposta di pubblico da parte del Livorno e di Livorno città che non ha avuto uguali in Italia. Senta, aveva paura di questo pubblico? Paura fra virgolette, nel senso che potessero succedere eventuali incidenti? Ma noi veniamo qua per tempo, per organizzare a livello di ordine pubblico e di organizzazione in campo tutto al meglio. Oggi la città di Livorno ha risposto in maniera corretta, si è comportata bene, quindi nessun problema. E per questa partita finale con la Fermana, lei ci vuole dare un'indicazione più o meno quale potrebbe essere uno dei campi che si dovrebbe giocare con la Fermana? Da ragion di logica, dal mio punto di vista, potrebbe essere Perugia. Ma io so che domani abbiamo un incontro a Firenze con i rappresentanti della Fermana e del Livorno per decidere il campo. E da quello che ho sentito prima, il vostro allenatore a Perugia non vuole sapere di andare e lì si vedrà. Ogni squadra ha fornito 5 destinazioni di gradimento e se tra queste 5 ce ne sarà una comune si sceglierà quella. Anticipazioni comunque adesso non se ne possono dare. Bene, la ringraziamo e buon lavoro. Grazie a voi. Fabio Barbieri, al termine di questo 1-1 tra Livorno e Triestina, nel contesto delle due partite certamente Livorno è la squadra che ha meritato di più di passare questo turno per andare alla finalissima con la Fermana. Però abbiamo riscontrato un Livorno molto nervoso oggi in campo.
e la Triestina ha cercato di sfruttare questa arma del nervosismo vostro. Come mai? Si è andati in campo un po' tesi, poi a darci ancora più tensione è stato l'arbitro, che ancora una volta è stato negativo nei nostri confronti. Ci ha fischiato dei falli contro incredibili. Al primo fallo ci ha ammonito. Purtroppo non era una delle nostre migliori domeniche. Sapevamo che loro venivano qua a giocarsi la partita, il tutto per tutto. Noi partivamo col vantaggio della vittoria dell'andata. Forse siamo entrati in campo un po' contratti. Poi nel secondo tempo penso che però loro occasioni non hanno avute. Ne abbiamo avuto un paio noi. Comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta, siamo andati, adesso ci giocheremo tutto un campionato domenica prossima contro la Fermana. Contro la Fermana? Cosa ha fatto? Ha perso 2-1, ha marcato al 93esimo la Fermana, pertanto l'incontro campo da definire ancora, mentre Livorno non gradisce la sede di Perugia. Vabbè, noi dove ci mandano andremo e dobbiamo vincere, basta. Non è che la tensione ve l'ha creata anche questo immenso pubblico dell'Armando Picchi di oggi? No, anzi, il pubblico è stato ancora una volta meraviglioso. Io, veramente noi tutti non sappiamo più come ringraziare questa gente qua che tutte le domeniche ci sostiene. No, quello no, però ripeto, noi siamo partiti psicologicamente forse col vantaggio che potevamo amministrare la partita, poi una volta fatto il gol, se il gol in palo di Cristian va dentro, andiamo sul 2-0, la partita è finita. Purtroppo nel primo tempo abbiamo lasciato un po' di spazio loro, praticamente il centrocampo era in mano loro. Ci hanno attaccato, noi non riuscivamo a pressare e siamo andati in difficoltà. Abbiamo subito la rete del pareggio, poi devo dire che nel secondo tempo però non ci hanno più creato nessun tipo di preoccupazione. Bene Fabio, allora vi aspettiamo domenica per l'ultimo successo, che poi è quello più importante di tutti. Sì, è l'ultimo sforzo, noi ce la metteremo tutte, spero che venga tanta gente, ma questo sono sicuro. Allora terminiamo questa giornata magnifica qui allo stadio Armando Picchi leggendovi quello che è stato il borderò di Livorno Triestina con 12.228 paganti per un incasso di 228.178.000. È tutto dall'Armando Picchi, a risentirci alle prossime occasioni.